Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Angelo dei 4 Joypad e qui con me c'è Giuseppe. Oggi andiamo a fare di nuovo un'altra puntata di SegnaCon e abbiamo scelto due squadre della Premier League, Manchester United e Manchester City. La partita in questione è finita 4-2, come sapete noi possiamo segnare solo con i marcatori della partita reale. In questo caso abbiamo il Manchester City che può segnare solo con Aguero e io invece con lo United posso segnare con Smalling, Malta, Fellaini e Young. Qua c'è Giuseppe che parte, devo segnare con Mata, quindi giustamente deve segnare con Mata, quindi che fa? Tira avanti come difende Di Maria, nessuno. Fallo immediato e vabbè, provo con Aguero. Io lo metto uno sul palo, non si sa mai. E niente, sfumata l'azione della punizione da parte di Aguero, ho provato a tirare ma di nuovo Aguero, ecco che prende palla Aguero. Mamma no. Mia, Jones, come lo ferma? Aguero sbaglia. No. Fernandinho, Aguero! No! Palla fuori. No! Aguero, perché? Perché Aguero? No, vai, no, vai, no, vai, no, vai. No, 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 no! Art! Art! Ci mette il guantone! Ma guarda! Mata, vai Mata! Mata, vai, non ti fidare! Mata, non ti fidare! Mamma mia, gli infarti che arrivano. Finisce il primo tempo, 0-0, partita molto combattuta. Simone, Giuseppe me la sta dando di tutte le mani. Stronzo. Andiamo al secondo tempo. Rieccoci al secondo tempo. Riprendiamo con il Manchester City che ha palla. Una guerra. Vai, vai, no, 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 no. Mamma mia. Che parata di alto qua, però. Arte, Smalling, grandissimo, cross, lo vede? Bruttissimi, no, Fellaini, quello là si scivola Fellaini nel nulla. Ma che tiro ha Fellaini? Fellaini, il tiro più forte del mondo. Finita. È finita. Ragazzi, la partita è finita. 0-0, supplementari. Eccoci con il primo dei tempi supplementari. La partita è ancora sullo 0-0. Come sapete, ormai non ci interessa più nulla del punto Young. Bellissimo. Dai, Fellaini, fatti vedere, sei alto 2,5 metri. Si vergogna pure lui. Ma dai, hai Mata! Chi si è rotto? Di Maria sì, è morto. Sì, e vai, almeno uno da Di Maria è mezzo il campo e morto. Dai, Smalling, puoi segnare pure tu, tranquillo. Non mi dire che fai gol da qua. Ma io ci provo, ormai segno pure da casa mia. Ah, è finito il gol. Bene, primo tempo supplementare. Vi ricordo che andiamo. Se dovessimo arrivare ai rigori, giustamente la regola dei marcatori non vale più. Non vale più, quindi là si va semplicemente alla vittoria di uno dei due. E la speranza che uno possa vincere. Io ci provo. Non provare. Eh? No. Vai De Gea, vai De Gea. Vai, no! Bravissimo. No! Che no! Salvataggio, no! Mamma mia. No, 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 no. Finisce. Finisce qui. Finiscono pure i tempi supplementari. Ebbene, ora si va ai rigori. Andiamo. Eccoci. Siamo pronti ai rigori? Young. Siamo pronto. Young contro Hart. Dai, 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 Ashley. E la mette in sacca. Finalmente, almeno un gol. Vai, De Gea. Vai. Cerca di distrarre Aguero. Vai. De Gea è immobile. E vai. Almeno un gol l'ha fatto ora Aguero. Mata, mata, mata. E anche Mata. Super art. Vai, Lampard. Dai, che De Gea si muove. Vai. Dai. E la para, stavolta no! Resta fermo e va bene. Ma no! Maria. Maria, vai, 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 vai. No. E la para, Art. E la para. E la para. Raga, va sempre il suo giochetto sulla linea. Quanto pure. De Gea. E la para pure De Gea, ma dai! Mi fanno notare che mi manca solo Fellaini per segnare con tutti e quattro. E anche lui la mette. E grande Fellaini. Fa schifo. Ora fa decisivo. Se De Gea lo para, vinciamo. Dai, 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 dai. Mamma mia, lo farà anche De Gea. Ragazzi, che e lo United vince. Ragazzi, lo United vince. E De Gea non sembra neanche contento. E mi pare perché l'ha capito che ha vinto a culo. Di Maria quasi quasi protesta. La partita quindi finisce 3-1. I rigori però sicuramente sì, lo considereremo un 1-0. Pertanto Angelo nella prossima partita partirà con un gol di svantaggio. Vaffanculo. E va bene, dai, le regole sono queste. Non va è bene. Colpa mia. Sì, sì, no, vabbè. Non,
è giusto così. Per questa partita abbiamo finito. Ci rivediamo alla prossima. Rieccoci con la seconda partita di questo video. Come potete ben vedere, stiamo facendo Brasile e Germania, quella del 7-1 per intenderci, in cui il Brasile ha perso appunto 7-1. Io questa volta posso segnare solo con Oscar, mentre Angelo adesso vi tira tutta la lista. Io posso segnare con Müller, Cross, Klose purtroppo non c'è perché l'aggiornamento non lo permette, Khedira e Müller, e Schürrle. Ma già l'avevi detto Schürrle, mi pare. Sì. Comunque sono assai. Sì, sono quattro giocatori. Sono quattro giocatori come... Nella partita precedente Giuseppe ha utilizzato Fellaini. Vorrei ricordarvi che Angelo adesso partirà con un gol di svantaggio per il risultato che abbiamo ottenuto precedentemente. Andiamo e iniziamo con questa partita. Ti passo palla, dai, sono... Grazie, che sei carino. Dai. Neuer che si fa gol, dai. Mamma mia, bravo. Che azione. Mamma mia, troppo forte Neuer. Pallone d'oro sicuramente. Praticamente, come sapete, il gol di svantaggio non varrà ai fini della partita perfetta, quindi se Angelo dovesse fare 8 gol e io uno, sarebbe comunque partita perfetta. Basta, mamma ecco. Mia, come corre sto Müller. E va Müller. Che fortuna. No, dai, che gli ribalza addosso. Ma dai, non si può vedere. Müller, prendi di nuovo palla. Müller! La Germania si fa vedere! La Germania domina! Leggermente... Non è che mi devo riprendere la partita! Leggermente filo del sbaglio, cosa avete sì, intuito? Giusto un po'. No, ecco. Era solo la fine del primo tempo. Ci vediamo subito con il secondo. Questa palla in aria. Ho paura. E ho sbagliato! Chi è? Perché ho segnato con Schweinsteiger. Dai, grande. 2-2. 2-2, però io già ho fatto un gol, quindi facendomi un altro autogol si annulla il gol che io gli avevo fatto, e quindi è come se siamo di nuovo in pareggio. O no? Non credo. No. No, infatti. Perfetto. Guardate i tiri, ragazzi. No. I tiri. Guardateli. Guarda Noia come segna bene. C'è il secondo gol che fa. Punta alla tripletta, Noia. Scar. Vai Oscar numero, come direbbe Vicini. Vai. Grande, tira. E Oscar la mette dentro. Zittisce tutto il popolo tedesco, tutto. E segna. È andato semplicemente dritto. Dritto, ha tirato. Noia fa la papera e basta. Sai come Noia voleva fare lui il terzo gol in realtà. Infatti finisce la partita. La vinco 3-2. E l'Angelo si porta appresso il gol di svantaggio che era la partita precedente, nonostante abbia segnato più gol con Neuer, che addirittura ha fatto doppietta. Guarda, infatti, come sconsolato voleva fare. No, anzi, è felice perché ha detto ora mi danno la scarpetta d'oro per i due gol fatti. Neuer Oscar. Il punteggio finale è quindi quello di 3-2. Non abbiamo potuto fare la partita perfetta, purtroppo io avevo quel svantaggio. E va bene, è andata così. Alla prossima partita che giocherò avrò di nuovo lo svantaggio di un gol. Dai, stavolta speriamo per te che vada a dire. Lasciate un like, iscrivetevi, seguiteci anche su Twitch e mettete un mi piace alla nostra pagina Facebook. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!